Buongiorno, benvenuti a tutti a questa seconda giornata di Atreio 2017. Grazie per la meravigliosa giornata di ieri che ci ha visto presenti e centrali sulla scena politica e grazie per la vostra presenza qui stamattina. Ripartiamo da un tema per noi centrale. Questa edizione di Atreio l'abbiamo intitolata È tempo di patrioti. E allora abbiamo ritenuto imprescindibile in questo momento di confronto con quelli che abbiamo voluto chiamare i patrioti del territorio. Una pattuglia di sindaci in rappresentanza di un esercito di amministratori locali, uomini e donne che difendono la loro piccola patria, il loro comune, la loro comunità di riferimento nel cuore della nostra più grande patria italiana. E lo fanno in una fase in cui con la crisi i sindaci e gli amministratori sono diventati sempre di più il primo interfaccia con le situazioni di disagio sociale sempre più diffuse, con le folli politiche di austerità dell'Unione Europea che poi sono state pedissequamente riportate sui territori dai governi che si sono susseguiti a livello nazionale, i comuni sono stati bersaglio di una serie di vincoli, di spesa e di tagli lineari che non hanno avuto precedenti di fatto nella storia repubblicana, ne hanno limitato la capacità di rispondere alla crisi, ne hanno limitato la capacità di investire sullo sviluppo dei territori. Il tutto proprio mentre invece questa legislatura si apriva per le autonomie sotto quelli che si pensavano essere i migliori auspici, un ministro come Delrio che veniva da una lunga esperienza come presidente dell'ANCI, addirittura a un certo punto un presidente del Consiglio che era stato sindaco di una grande città italiana. E invece questo impegno non è stato mantenuto e anzi la realtà è stata ben diversa. Questa realtà ci racconta di città metropolitane mai decollate, di province svuotate, abolite per finta e poi risuscitate senza più un euro, di risparmi minimi e di sovranità popolare annullata. Grazie appunto alla devastante legge Delrio, come l'abbiamo un po' tutti soprannominata in onore al ministro che l'ha coniata. E poi ancora ci racconta di comuni massacrati, di sindaci ridotti al rango di esattori per conto del governo centrale o peggio di affittacamere per finti profughi, come sempre più spesso accade sui nostri territori. Ecco, faccio un inciso su questo, c'è molta attesa, avete letto anche sui giornali da molti giorni per la venuta qui oggi ad Atreju del ministro Minniti, c'è chi dice che l'abbiamo invitato perché è diventato dei nostri, vorremmo rassicurare che siamo ancora molto distanti, soprattutto lui purtroppo per l'Italia è molto distante da noi, ma io credo che da questa platea una cosa noi cominciamo a dirla stamattina in attesa dell'incontro di questo pomeriggio, che se certamente c'è stato un timido tentativo di fare a livello internazionale quello che noi, che venivamo accusati di essere i populisti, abbiamo per anni chiesto sul fronte delle politiche migratorie, quello che certamente non è cambiato è il modello di accoglienza folle che si è scaricato sui territori e che tutti voi, sindaci e amministratori, subite in questa fase. Minniti o non Minniti, questo a noi ovviamente non va bene, cominciamo a dirlo qui stamattina, glielo ridiremo poi questa sera. Noi crediamo che però se l'Italia ha una possibilità di risollevarsi, ce l'ha ripartendo dai territori che custodiscono l'identità in un mondo in cui ci vorrebbero tutti uguali e omologati, i territori che fanno crescere l'economia reale e non l'economia speculativa. Per questo noi di Fratelli d'Italia diamo ai territori una centralità decisiva e a chi li amministra di conseguenza. Già nella scorsa primavera abbiamo, molti di voi c'erano, è stato anche un momento ben augurante per molti di voi, sottoscritto il patto per l'Italia con i nostri candidati sindaco di Fratelli d'Italia e del centrodestra. Una serie di impegni concreti a cui abbiamo vincolato i nostri eletti e i sindaci che ci accingevamo a sostenere. Su queste basi siamo stati protagonisti nella scelta o nella messa a disposizione di nostri candidati sindaco che hanno saputo aggregare intorno a sé coalizioni di centrodestra ampie ed inclusive, non marmellate indigeribili, ma coalizioni serie sulla base della chiarezza e della coerenza. Sono nate così in questi ultimi anni e ancora negli ultimi mesi esperienze vincenti. Qui con noi oggi c'è chi ha espugnato roccaforti che erano rosse da 70 anni, c'è chi ha sconfitto al ballottaggio per la prima volta nella storia di un capoluogo l'inconcludenza del Movimento 5 Stelle, c'è chi
aveva uno svantaggio enorme al primo turno, quasi il 49,% per gli avversari, al secondo turno ha ribaltato questo risultato conquistando vittorie strepitose. Insomma, c'è un patrimonio di esperienza e di capacità che deve essere il volano su cui rigenerare la proposta politica del centrodestra. Questo è il secondo messaggio che noi vogliamo lanciare da questa nostra mattinata. Il centrodestra oggi ha una grande possibilità di tornare centrale nella scena politica nazionale, lo può fare valorizzando le energie migliori che si stanno forgiando nel governo dei territori. Questo è quello che noi diremo in questa nostra mattinata. Abbiamo una grande occasione, vogliamo coglierla ripartendo da voi che siete le nostre energie migliori per la nostra Italia.